Questa è la cittadina di Tal Rifat, ultima roccaforte dei ribelli a nord di Aleppo. Da giorni i caccia russi continuano a bombardarla per aprire la strada alle truppe dell'esercito di Bashar al-Assad, sostenuto dalle milizie Hezbollah libanesi. Dopo aver messo al sicuro la provincia di Latakia, il regime di Damasco ha lanciato nuove offensive anche sulla città di Idlib e Dera e adesso è pronto a muovere verso quella che da molti viene ritenuta la battaglia decisiva per il futuro della Siria, la battaglia di Aleppo. Se Bashar al-Assad riuscirà a riconquistare l'intera città, della quale finora controllava solo il centro urbano, avrà concrete possibilità di restare al potere. Per questo nelle ultime ore la tensione diplomatica è diventata altissima. Con il presidente turco Erdogan che oggi ha accusato Assad e i suoi alleati Hezbollah di compiere una vera e propria pulizia etnica, mentre agli americani che li accusavano di colpire anche i civili di Aleppo, i russi hanno risposto che i loro aerei sono in azione fuori dalla città e che ieri a colpire due ospedali sono stati gli aerei della coalizione anti-ISIS, quella guidata proprio dagli americani. In tutto questo la gente continua a fuggire dalle proprie case, a cercare rifugio in campi improvvisati come questo, nato ad Atama, a nord di Aleppo, vicino al confine con la Turchia, dove sono ammassati ormai oltre 70.000 profughi. La nuova Siria è questa, città di tela e cartone, dove manca tutto, cibo, acqua, vestiti, servizi igienici. Quello che resta del paese dopo 5 anni di guerra civile ce lo mostra invece questo drone che vola sulla città di Homs. La Siria non esiste più, è un paese letteralmente distrutto, le case, le strade, le infrastrutture, tutto cancellato dai bombardamenti. In 5 anni, secondo le Nazioni Unite, la guerra ha fatto 260.000 morti, ma questo è un dato vecchio di 18 mesi e secondo un rapporto del Centro Siriano di Ricerche Politiche, i morti sono quasi il doppio, 470.000. L'11% della popolazione siriana è rimasta uccisa o ferita nei combattimenti. Nel paese l'aspettativa di vita nel 2010 era di 70 anni, oggi è diventata di 55 e non è finita perché, dicono gli autori del rapporto, nel breve periodo ci saranno moltissimi altri morti per mancanza di cibo, acqua potabile e medicine.